Suini miei, siete qui con il Messia della magia, inginocchiatevi tutti di fronte e osservate questo Anicardinambra, dove vi darò la spiegazione. La vostra logica farà un giro enorme, si perderà e a fine video dirà: ma dove è andata? Non troverete una realtà vostra. Osservate. Un mazzo di carte completamente esaminabile. Potete prendere un mazzo balsico o cinese. Il spettatore può mescolare il mazzo quante volte vuole. Alla nausea. Tutto completamente mescolato, ragazzi. Tutto è mescolato, ok? Mescola. Ritenete una carta. Nomina una carta. 5 di picche. 5 of spades. Chiaramente non è sopra, non sta sotto, ok? Non sappiamo niente. Mi metto più vicino, anzi, così si vede meglio. 5 of spades, 5 di picche. Qualsiasi numero, ragazzi. Io qui ho l'applicazione, che tutti ormai usate, youtuber. Clicchiamo. 20. Da 1 a 52, qualsiasi numero. Poi vedrete una spiegazione, può dire qualsiasi numero. Ora osservate. Si conta. Vi ricordo che la prima carta era un 6 di quadri. Ve lo dico perché poi capirete. Andiamo a contare esattamente 20 carte. Quindi 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carte. Questa è realmente la 20ª carta. Questo farvi capire cosa? Lasciamo qua. Squadrato bene. Questa è la 20ª. Voi direte no, perché hai fatto qualcosa. No, no, basta contare, sono esattamente 19 carte. Con la nostra prima carta, ricordate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carte. Tutto esaminabile. La nostra 20ª è il 5 di picca, 5 of spades. Tutto esaminabile. È incredibile la logica. 19 carte esattamente la 20ª. La spiegazione. Guardate il Caproria, tutti qui inginocchiati a guardare il Caproria. Vi fate dire una carta. Dovete far sì che la carta spettatore sia seconda da sopra il mazzo. Adesso in questo caso usiamo l'asso di cuori. Finti mescolare, teniamo le carte sopra. In questo caso l'asso di cuori seconda. Gli dite: ora la tua carta non è sopra, perché l'asso di cuori è seconda, neanche sotto. E questo rafforza tantissimo l'idea della logica che è persa all'interno del mazzo. Quindi non è sopra, non è sotto. 10. Cosa fate adesso? Un break di due carte. Prenderete una carta, in realtà sono due, con l'asso di cuori della carta scelta. Quindi farete 1, sono due queste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 9 fermate, questa è la 10ª carta. Ora qui c'è qualcosa di micidiale, prendete le carte. Ora, questa è la carta, l'asso di cuori, che dobbiamo depositarla. Quindi con la scusa di dire, guardate, squadriamo, oppure dite, sarebbe incredibile se questa carta fosse, io l'ho già passata, vedete, l'asso di cuori. Quindi, squadriamo e lasciamo qui. Fate vedere, apprendo, che sono realmente 9 carte. E memorizzerà anche la prima carta, che è il 5 di picche. Ecco perché è micidiale. Quando noi facciamo così, facciamo vedere, e lui vedrà il 5 di picche. E vedrà 9 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è per forza la fisica, è la 10ª e sarà la nostra carta. Avete assimilato tutto, quindi è micidiale cosa? Esempio, facciamo sia l'8 di picche, dice numero 5, 1, 2, 3, 4, questa è la 5ª carta. Prenderete, spostate leggermente la carta e la depositate, mettete bene così, ma come volete, tac, lasciate così, e aprite le 4 carte. Questa è la 5ª, per forza, è fisica e sarà l'8 di picche. Spero che vi sia tutto chiaro. Avete imparato un Anicardi Number micidiale, ragazzi, che incanta professionisti, bambini, semiprofessionisti, amatoriali. Provatelo, provatelo. E ora alzatevi in piedi e lodate il Messia della magia.